Amici del bar del baseball e amiche del bar del baseball, buonasera e ben ritrovati alla 14ª puntata del bar del baseball extra inning. Socio, è stata un'altra settimana con risultati anche particolari, dico bene? Sì, hanno accorciato la classifica e stanno rendendo, questi risultati stanno rendendo avvincente la parte finale della regular season. Ne vedremo sicuramente delle belle. E con risultati incredibili, anche perché ora mancano pochissime partite, mancano solamente 6 giornate, la classifica si sta accorciando, tutte le squadre vogliono passare ai playoff e quindi la guerra è aperta, non si fanno sconti per nessuno. Comunque iniziamo subito a presentare gli ospiti e iniziamo subito la 13ª giornata di campionato. Come sempre c'è il nostro grandissimo Emanuele Di Nari. Buonasera a tutti. E un gradito ritorno al bar del baseball, Vinicio Sparagna. Buonasera a tutti. Grazie Vinicio, sempre disponibile, e complimenti per il tuo ritorno in campo, che stai facendo valere le tue grandi doti atletiche. Sì, tentiamo sempre. Ogni partita è diversa. Piano piano, dopo tanto tempo fermo, comunque sei ritornato alla grande e il manager Dauria alla fine ti sta mettendo sempre, quasi sempre in campo da titolare. Diciamo sì, dai, abbiamo le nostre opportunità, quest'anno siamo tanti in squadra, quindi non giochiamo sempre tutte le partite, però quando il manager, diciamo, se la sente, manda in campo, fa la sua formazione. Cerchiamo chiaramente sempre di dare l'apporto alla squadra. Anche perché chi sta in panchina durante la settimana era lo steno per mettere in difficoltà i coach. La preparazione è tutto durante la settimana, chi più si impegna, diciamo, potrebbe meritarsi un posto da titolare, ma alla fine poi parla il campo, quindi. Va bene, allora amici, iniziamo subito a raccontare quello che è successo in questo venerdì e sabato. Allora, San Marino-Padova, entrambi una doppietta del San Marino, la prima per 7-1 e la seconda per 5-0. A Rimini il Bologna ha vinto per 14-4 contro il Rimini, mentre a Bologna allo stadio Gianni Falchi il Rimini ha vinto per 4-3, partita molto tirata perché il Parma era a ridosso della squadra dei Pirati. Mentre il Parma, come detto, ha rosicchiato una partita a Rimini e ha vinto entrambe le partite contro il Padule, la prima per 4-0 e la seconda per 13-3. Mentre il Nettuno, Corzaro, prima doppietta stagionale, Vinicio, che ci dice? Prima doppietta in trasferta, sì. Sì, prima doppietta in trasferta. Tra la difficoltà delle zanzare, che hanno fatto molta pressione psicologica su ogni individuo. Abbiamo visto le gambe di Vinicio, ragazzi, e vi assicuro che non c'è un millimetro di pelle che non è stato perforato. Mamma mia. E dicevamo, la prima partita è finita per 5-1 e la seconda per 2-9. Socio, la classifica. La classifica, ad esempio, il San Marino, primo, con 21 partite vinte e 7 perse. Al secondo posto il Nettuno raggiunge il Bologna, con questa doppietta, e con 19 vinte e 9 perse. Si fa molto interessante la lotta per il quarto posto. Il Parma, come diceva Gianluca, ha rosicchiato una partita a Rimini. Rimini è ancora al quarto posto con 16 vinte e 12 perse, ma il Parma insegue con 15 vinte e 13 perse. Questo duello penso si risolverà proprio all'ultima giornata. Il Novara del nostro amico Pellisio, ormai abbandonato ogni velleità di playoff, 10 partite vinte e 18 perse. Segue il Padova con 9 e 19 e Fanino di Coda il Padule con 3 vinte e 25 perse. Vinicio, banda alle ciance, questo fine settimana c'è un incontro importantissimo allo Steno. Questa settimana abbiamo il Bologna, uno scontro diretto, e, diciamo, è una delle prime partite, delle prime finali, diciamo, di questo inizio di stagione. E Bologna, come al solito, ha la sua striscia continua di vittorie, ha avuto un bel duello questo fine settimana e niente, apriamo le porte al Bologna e facciamo capire che vengono a giocare Nettuno come al solito e non sarà facile. Noi da parte nostra abbiamo tanta voglia di levare due partite ai Fezzinei, come si dicono,
e per poterli lasciare, diciamo, per poterli staccare e puntare alla prima posizione. Aia, addirittura la prima posizione, ragazzi. Questo è l'atteggiamento che piace a noi. Certo, quindi cari tifosi, accorrete tutti numerosi venerdì e sabato sera per sostenere questi ragazzi che veramente quest'anno state facendo qualcosa di importante. Te lo saresti immaginato, Vinicio? Diciamo, ci stiamo dando delle conferme, perché il gruppo sin dall'inizio avevamo intuito che la strada era abbastanza lunga, potevamo arrivare fino alle ultime partite. Lo spogliatoio è compatto, il line up è pesante, bisogna migliorare alcune parti del line up, guarda, prendiamo un po' troppi strikeout, ma risolto quel problema lì con la continuità dei battitori possiamo dare fastidio a quasi tutte le squadre. La nostra ambizione, chiaramente, ecco, vista la metà di campionato, è puntare al primo posto, e visto che, diciamo, nei playoff ci siamo già dentro quasi. Comunque l'obiettivo è cercare di raggiungere la finale, quello è il nostro obiettivo. Soprattutto cercare di qualificarsi tra primo e secondo posto, in modo tale di poter ospitare in semifinale le maggior numero di gare interne, 3, visto che si gioca meglio di 5. Dove siamo sicuri che i tifosi ci daranno il loro apporto, giungete numerosi, perché fa piacere, emozionante, da quello sprint in più che serve per capovolgere le partite o dare un, diciamo, un segno di inizio gara, dai. Anzi, Massimo, dobbiamo cercare di risolvere un problema, visto che il nostro amico Remo Amici. Sì, Remo Amici purtroppo c'ha questo problema, il suo megafono non funziona più. Il megafono che gli avevamo consegnato, avevamo fatto una colletta tra tifosi a inizio stagione. Sei disperato, quindi... certo. Me lo doveva portare a casa, perché così dopo trovare qualcuno che deve aggiustarsi, vediamo un po', insomma, di risolvere, almeno per i playoff, con il megafono di Remo Amici. E chissà se c'è il ritorno anche di zio Gino Ricci con la sirena. Che dici, serve la sirena, Vinicio? Guarda, servono prima di tutto i tifosi, poi ogni oggetto e il rumore che portano a noi fa bene, e fa male più che altro agli avversari. E chissà se ci sarà anche il tamburo. Diremo. No? Vinicio, ci vuoi raccontare l'ultimo out di gara 1? Presa stupenda nel frattempo. Di gara 2, sì. Gara 1. Gara 1 con lanciatore Jimenez, quella è un esempio dell'attenzione che va portata fino al 27esimo out. Attenzione poi seguita anche dalla voglia e dalla aggressività che c'è un giocatore in campo. Lì c'erano diverse situazioni, la prima di non far cadere comunque la palla a terra. Era una linea un po' insida, ma ho tentato e ho visto che poteva arrivarci. Poi la seconda cosa, di non far entrare il punto su Jimenez, che aveva praticamente chiuso la partita a zero, e niente, poi lì esce fuori sempre, diciamo, la voglia e il valore di un giocatore single, insomma. Non era una palla così difficile, ma è stata importante. Comunque è un piacere, ragazzi, parlare con questo ragazzo, c'ha una grinta, traspira proprio, ad avercene tutte 25 vinci di squadra col temperamento. I ragazzi sono tutti aggressivi, stiamo dando forti segni della nostra compattezza, lo vediamo spalmati sul line up, diciamo, se la metà del line up non va la seconda metà, o comunque ci compensiamo. Abbiamo dei 3-4-5 battitori che stanno dando un apporto continuo, e quali con la Grossi, Bermudez, Mazzanti, Giordani, che comunque ci portano avanti tranquillamente. E poi lo sappiamo che tutta la squadra ci mette proprio ogni forza che ha per poter portare appunto, poter mandare avanti l'aggressività del gruppo e far vincere le partite, come abbiamo dimostrato. E poi questa settimana c'è stato l'apporto anche dei due ricevitori, la valida di Mario, e soprattutto in gara 2 Nick Davenport, che ha battezzato c'è stato il battezzo del suo primo home run in IBL, e sì, poi un buonissimo 3 su 4.
Allora, partiamo dalla valida di Mario Trinci, è stato credo un doppio, sì. Un bel doppio, ricordo sul centro-sinistra verso il centro-sinistra, comunque sì, Mario esce fuori da uno slump un po' negativo, e, mentre invece Nick Davenport ha fatto un bel fuoricampo su un bel conteggio, due strike, due ball, e, dove aveva spizzato credo anche, aveva fatto anche due foul ball. È stata una sorpresa, comunque a parte i slugger, il fuoricampo è una cosa che esce automatica nella perfezione del giro. È stato poi continuo Nick con un doppio, una valida al centro, con altri RBI, insomma stava in partita e come ha toccato ha fatto male. Una curiosità che dicevo così, che va un po' fuori sì. Dal discorso tecnico, per Dick che il primo fuoricampo... Come si usa a festeggiare? Paga da bere, porta la pizza, non funziona. Sì, no, appena la palla è uscita normale, o pizza o birra. Quindi non scappa. Sì, no, non scappa. Quindi domani, stava dicendo Maurizio Camusi, ho visto ieri in spiaggia la nostra puntata del Bar del Baseball on the Beach, domani ci si festeggia bene perché c'è anche Bermudez. Che Bermudez, è doppio fuoricampo, primo Homer in IBL. Abbiamo tempo per fare festa, diciamo, intanto piccoli traguardi, intanto ci meritiamo i playoff e sicuramente faremo una piccola festicciola tra di noi, ma per adesso non c'è bisogno di fare festa, c'è ancora da continuare a lottare. Vinicio, dove può arrivare questo Nettuno? Questo Nettuno, se trova veramente la continuità giusta e la via di ogni singolo giocatore, questo Nettuno arriverà alto. Sì, amici del Bar del Baseball, ringraziamo Vinicio Sparagna che ci ha dedicato 10 minuti del suo tempo che ha sottratto all'allenamento e vediamo se c'è collegato il presidente della Novara, Simone Pillisio. Simone? Salve, salve a tutti, ci sono, eccomi. Allora Simone, che ci racconti di questo Nettuno Novara? Allora, innanzitutto devo dire che Nettuno è una squadra totalmente cambiata, rigenerata, mi fa molto piacere perché sta nelle prime posizioni in classifica, non per niente. E ho visto una bella squadra, dei ragazzi a posto, e quindi prima di tutto complimenti al Nettuno. Poi per quel che riguarda Novara, credo che anche stavolta Novara non sia riuscito a affrontare soprattutto nel box di battuta nel migliore dei modi tutte e due le gare, soprattutto nella parte bassa dei line-up. E poi come avete ben visto tutti quanti, ci sono state altre sbavature, tutti gli errori di concentrazione che purtroppo hanno determinato la nostra sconfitta, la vittoria di Nettuno. Ormai Simone, il Novara, abbiamo detto quando abbiamo parlato della classifica, è fuori dai playoff. Non è fuori matematicamente, ma è chiaro che ci siamo allontanati in maniera dismisurata, quindi più o meno così. Simone, una domanda, sono Massimo, ciao. Senti, a questo punto la Coppa Italia diventa un obiettivo importante per il Novara? Beh, la Coppa Italia diventa certamente un obiettivo importante. Credo che al di là di tutto quello che il Novara ha fatto quest'anno e che rende, diciamo così, in ogni caso positiva la stagione Novara, perché Novara è riuscito comunque a fare un campionato nettamente superiore a quello dell'anno scorso. È chiaro, sì, la Coppa Italia rimane un obiettivo fondamentale e quindi in questo momento, ne ho parlato anche con il manager Duarte, dobbiamo provare a lavorare soprattutto per questo. Abbiamo notato, poi lo dicono anche i numeri, la prima partita del girone di ritorno contro il Rimini eravate a 3 partite dal quarto posto, perse quelle partite con Rimini, poi è iniziata una discesa continua, giusto? Sì, più che altro ci sono state, dopo la gara vinta col Bologna, quella del venerdì, quella dello straniero, abbiamo perso praticamente 5 partite di fila, la seconda col Bologna, 2 con Rimini,
Rimini e dopo Nettuno, quindi sostanzialmente è una discesa continua, non siamo stati capaci e in grado di sfruttare le ripetute occasioni che c'erano o che ci ha proposto la classifica, perché le nostre antagoniste praticamente si sono alternate con queste vittorie, sconfitte, e potevamo puntare, non l'abbiamo mai fatto, lo hanno fatto gli altri nostri confronti, è molto molto semplice, noi siamo indietro, gli altri sono avanti. Beh, questa è tutta esperienza che servirà per l'anno prossimo. Noi da subito abbiamo mostrato simpatia per la squadra piemontese, perché con la campagna acquisti che hai fatto era una nuova forza. Infatti parecchie partite avete tolto alle big, Massimo. Certo, se c'è un campionato, se quest'anno abbiamo avuto un campionato equilibrato è grazie anche al Novara, che ha dato fastidio alle grandi, insomma. E quindi sì, io penso sarà il Novara sarà la squadra del futuro, cioè noi Simone lo conosciamo, sì. Abbiamo parlato, lui è ambizioso, giustamente. Molto ambizioso. Ciao Simone, sono Emanuele, ti volevo dire, visto in vista della Coppa Italia proprio, secondo te c'è l'opportunità per il manager di far giocare anche qualcuno che ha giocato di meno, dare più opportunità, visto che non c'è più ambizione di classifica, per far entrare in forma i giocatori proprio in ottica Coppa? Guarda Emanuele, queste sono cose che riguardano strettamente al manager, però devo dirti che in questo momento, dopo anche l'infortunio di Gallo, non è che abbiamo questo roster chissà quanto lungo, quindi ripeto, sono cose che riguardano lo staff tecnico. Io credo che debbano mettere sempre comunque la mia formazione a disposizione in quel momento, e quindi se poi emerge qualcuno e qualcuno avrà possibilità di giocare un pochino di più, ben venga, però ripeto, sono domande da fare a Duarte. Simone, ieri ho incontrato il dirigente Maurizio Camusi, tutti a Nettuno si stanno chiedendo di questo accordo che è stato siglato con la Nettuno Baseball City, ma nessuno parla, dicono che in settimana si saprà qualcosa. Te ci vuoi dire qualcosa in più? Allora, come ho detto all'inizio, io ho visto una nuova realtà, quindi ho fatto i complimenti personalmente a Stefano Bernicchia, Faraone e anche Canale, che era lì, Canale, il nostro mago del pronostico. Ecco, e ho parlato in maniera molto chiara, ho spiegato loro di aver visto un altro Nettuno, tra l'altro devo dire che i ragazzi del Nettuno si sono comportati a Novara in maniera accetta, e hanno addirittura lasciato il dugout pulito alla fine, cosa rara, molto rara, tutti molto educati e molto cordiali, non solo con il sottoscritto ma con tutti quanti, quindi ho visto il Nettuno, ripeto, rigenerato, no? È normale che quando si ha a che fare con una nuova realtà, perché sostanzialmente quando si parla di un Nettuno rigenerato si parla di una nuova realtà, si tende sempre a collaborare, e non solo per quel che riguarda la simpatia, ma anche per quel che riguarda gli eventuali accordi che possono essere fra giocatori, piuttosto che eventuali collaborazioni che possono nascere anche strada facendo. Credo che anche i dirigenti del Nettuno si sono espressi in maniera molto chiara. Io, soprattutto a Gianluca Faraone, ho chiesto: ma come mai stiamo dialogando dopo il mancato affare della Roli così in maniera fluida, no? E lui mi ha risposto: ma perché ci siamo conosciuti e ci stiamo piacendo. Quindi io credo che è prematuro per dire cosa succederà, ma probabilmente il rapporto fra Nettuno e Novara si spingerà sempre di più, e avremo modo di collaborare a 360 gradi. Quindi ben venga, e sono contento di questo. E qui ci fa piacere che noi siamo stati gli autori, Massimo e Emanuele. Qualche posto, forse. Ci abbiamo messo lo zampino. Sicuramente, questo lo posso sottoscrivere e certificare. Bar del Baseball è fautore di questa, sì,
simpatia oggi, se voi fate le cose per passione, questa è la cosa più notevole. Va bene Simone, noi ti ringraziamo, come sempre disponibile, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie a voi, buona continuazione. Ciao, ciao, ciao Simone. Amici del Bar del Baseball, vi diamo appuntamento alla seconda parte, torniamo tra un attimo.